L'operosità è la caratteristica che ha sempre connotato gli abitanti della Martesana, che secolari vicende storiche hanno strettamente legato a Milano anche grazie al Naviglio Martesana, vera e propria autostrada dell'epoca, sulla quale viaggiavano merci e prodotti alimentari che erano necessari alla città. Il catasto teresiano aveva spinto i proprietari terrieri, quasi sempre nobili milanesi, a far fruttare i propri possedimenti invogliandoli a costruire fuori città, in riva alla Martesana, le loro ville estive di edilizia. La Martesana, che si estendeva dai terreni sottocollinari all'alta pianura asciutta fino ai suoli irrigui della Bassa, sviluppava una produzione agricola molto variegata. Le terre più alte, ricche di boschi, producevano legname da costruzione e riscaldamento. Quelle dell'alta pianura soprattutto segale. Infine, nella bassa, grazie alla fertilità del terreno e a tecniche agricole di avanguardia, quali le marcite, si producevano legumi, riso e foraggio, il carburante della trazione animale ed alimento per vacche da latte e maiali. Mio padre, uno dei 14 figli di Pietro Pessani, che abitava alle cascine doppie di Inzago di proprietà dei nobili Brambilla, mi diceva: «Madre Natura ha giocato un brutto scherzo ai contadini non dandogli stomaci come quelli dei bovini, perché non potendo mangiare l'erba erano destinati a patire la fame e a lavorare per sfamare le vacche». Era tradizione secolare che le vacche allevate nelle vicine prealpi in autunno venissero a svernare nelle cascine della Bassa, concimando con il loro letame i pascoli e ritornando in montagna a inizio estate. I bergamini, proprietari delle mandrie ed esperti nell'allevamento a cura delle vacche da latte, erano anche grandi esperti nelle preparazioni casearie. Queste tecniche di allevamento e di lavorazione, tramandate gelosamente di padre in figlio, hanno dato vita all'industria casearia. Galbani, Invernizzi e Locatelli, marchi divenuti celebri a livello internazionale, erano tutti discendenti di famiglie di bergamini diventate stanziali in Martesana. Il più celebre formaggio originario della Martesana è lo stracchino di Gorgonzola, che da prodotto di scarto per i ceti popolari è diventato il secondo formaggio italiano più esportato nel mondo. In Martesana coesistevano con reciproco vantaggio vari mestieri molto diversi fra loro. I contadini, con le loro attività tradizionali, semina, raccolto e preparazione del terreno. I paroni, proprietari dei barconi che percorrevano il Naviglio, cui facevano riferimento varie attività correlate. I produttori di beni per il trasporto in città, i barcaioli per il governo della barca, gli alzaioli per il traino a ritroso con cavalli o muli dei barconi. Grazie a loro il Naviglio si era trasformato in uno stradone commerciale con osterie, aziende, mulini, fornaci, filande e piccole attività artigiane. Un servizio di trasporto passeggeri collegava Milano con i borghi e le ville di edilizia sulle sue rive. Conte Francesco Melzi, allievo prediletto di Leonardo da Vinci, il condottiero Gabrio Serbelloni, eroe di Lepanto, il poeta Giuseppe Parini, maestro di Gian Galeazzo Serbelloni, amico di Napoleone, grande ammiratore del sopranista Luigi Marchesi, l'agronomo Domenico Berra. Questi sono solo alcuni fra i milanesi illustri che vissero in Martesana, lasciando memoria della loro eccellenza. Fin dai tempi di Lodovico il Moro la cultura del baco da seta si era diffusa in Martesana,
ma fra il 7 e 800 la produzione di seta era arrivata a quantità e qualità tali da portare l'Italia al secondo posto nel mondo fra i produttori ed esportatori. Artefici di questo traguardo erano i contadini per l'allevamento del baco e le filande e le tessiture, con il faticoso ed insalubre lavoro di tante ragazzine del contado. Dormer in la paia creper in del fen. Ah, io ho imparato presto a fare il lavoro. I bozzoli erano di due qualità, gialli e bianchi. Venivano pesati. La filera lavorava i capi dei fili estratti dai bozzoli. Poi c'era la tachera, una ragazzina, che quando si rompeva il filo lo aggiustava. E poi la scopinera, con una sorta di paiolo sopra una spazzola dura, tirava fuori dal bozzolo il capo del filo che passava alla filera. Occorreva prestare sempre molta attenzione, oltre al caldo, alla puzza e all'acqua bollente in cui bisognava immergere le mani. Povere filandere che n'avrì mai ben, dormer in la paia creper in del fen. Dormer in la paia creper in del fen. Povere filandere.